Istria 300 Ride Your Limits. Nel nome e nel payoff c'è tutto il senso dell'evento che si è svolto sabato 9 ottobre a Poreč in Istria, la zona della Croazia più vicino al confine con la Slovenia. Parenzo, questo è il nome italiano della piccola ma carinissima cittadina croata, ha infatti ospitato sede agonistica di partenza ed arrivo di Istria 300, oltre naturalmente tutta la parte logistica. La manifestazione è stata fortemente voluta da Valamar, azienda di accoglienza turistica e di proprietà austriaca, che si divide il mercato proprio turistico con Plava Laguna. Quest'ultima si dedica all'organizzazione del 5150 targato Ironman. Valamar ha invece sposato il ciclismo su territori sicuramente vocati, dove le strade più interne sono ben poco trafficate, le pendenze continue ma non dolomitiche ed il paesaggio colpisce per l'alternanza del blu del mare, il rosso della terra ed il verde praticamente continuo della vegetazione. Base logistica ed ospitale per organizzazione ed atleti il Valamar Diamond di Poreč, mentre nella centrale Piazza della Libertà è sistemato il villaggio partner ed il palco. A circa 200 metri infine sul mare il tendone per la registrazione degli atleti, il ritiro del pacco gare e tutto il merchandise. Qui abbiamo incontrato Julius Rupcic, organizzatore austriaco di Istria 300, e il suo partner croato Vladimir Mihojlovic, ex professionista, ex compagno di squadra di Nibali, organizzatore del Tour di Croazia proprio per i professionisti e uomo in seno al team Bahrain Merida. A lui abbiamo chiesto di raccontarci Istria 300. L'idea è nata nel 2018, abbiamo cominciato a lavorare sul progetto in un ritmo molto intenso e sono passati tre anni e mezzo fino a qua, no? E all'inizio abbiamo cercato di creare un evento atipico e uscire fuori dalla forma, out of box, di quegli eventi che sono tantissimi e anche ogni weekend ci abbiamo non so quanti formati gran fondo in collisione uno con l'altro. E abbiamo deciso anche di sfruttare vantaggi che Regione Istria e Valamar, come compagnia più grossa alberghiera in Croazia, stanno offrendo. E praticamente abbiamo valutato che ci sono certi challenge nella vita, nella mente di cicloamatori, però anche di professionisti. Anche tutti i professionisti non hanno toccato 300 km fatti in un giorno. Qualcuno che fa Milano-Sanremo sì, però in allenamento non li fai mai. E allora, però volevamo anche dare opportunità a persone che non vanno spesso in bici, di trovare un formato adatto a loro caratteristiche, a loro capacità. E per quello abbiamo creato possibilità che durante
la gita, chiamiamola così, o corsa o competizione o challenge, le persone possono decidere accorciare con un percorso di 155 km o di 224 km. E abbiamo creato anche certe regole perché ovviamente time limit di fare 300 km è 12 ore, che dà anche opportunità di quelli che fanno 224 di stare più tempo sulla strada, perché anche loro hanno 12 ore per fare. Abbiamo creato tanti punti dove persone possono fornirsi di cibo, acqua, e abbiamo presentato anche tanti punti dove possono trovare diverso content che li può interessare, no? E sicuramente percorsono 300 km, percorso abbastanza duro, no? Accumula più di 5.000 metri di dislivello. E siamo molto contenti perché abbiamo visto che persone, cicloamatori di tutto il mondo, praticamente di 25 stati, ha riconosciuto subito l'evento, e per prima edizione avere 1.200 iscritti è un bel risultato. Le nostre ambizioni vanno oltre, e insieme con i nostri partner, con Valamar e Parenzo, e prima di tutto abbiamo scelto Parenzo perché Valamar c'è la sede qua, ha tanti alberghi, può accomodare più di 30.000 persone volendo, no? E il nostro obiettivo è arrivare nei prossimi anni su 5.000 iscritti, però anche allargare l'offerta di questo evento su gourmet principalmente, però dopo anche estendere con una fiera di bike, no? Sfidare i propri limiti, Ride Your Limits, appunto, con una formula che parla di un evento e non di una gran fondo. Tre i percorsi: 300 km e 5.300 metri di dislivello positivo, 235 km e 3.600 metri di dislivello, 155 km infine con 2.500 metri di guadagno altimetrico, tempo limite 12 ore. Chi, attraversando vari gates sul percorso massimo, cioè quello da 300 km, viene pizzicato ad una media inferiore ai 25 km orari, viene automaticamente dirottato su uno degli altri due. 1.200 iscritti, 900 i partenti, sicuramente un successo per una prima edizione con molti atleti austriaci al via ed anche un centinaio circa di italiani. Una partenza tranquilla alle 7 della mattina, le prime luci dell'alba, un percorso bellissimo, accogliente, dai grandi panorami. Strade perfettamente segnalate, incroci, tutti presidiati da volontari, spessissimo anche dalla polizia locale.
Una gara quindi in grande sicurezza, con la strada che prima piega al centro dell'Istria, poi regala qualche salita anche al 12%, infine riporta tutti gli atleti sul mare prima del definitivo rientro a Poreč. Sul percorso da 5 a 7 ristori, anche questi perfettamente organizzati. Alla fine di tutto una bella avventura, grazie ad un format innovativo dove la qualità della pedalata è stata appunto ai massimi livelli per sicurezza, ristori e panorami, e ad un'organizzazione che non ha davvero lasciato nulla al caso, un nuovo modello in definitiva che merita attenzione, perché no, anche di essere riprodotto altrove.